La linea dei microfoni di Radio Rete Edicole per continuare quindi la giornata di programmazione in perfetto orario. Sono le 11 in questo momento, come da programma l'appuntamento con Amilcare Digiuni, che ormai sta diventando settimanale. Del resto ci sono tanti argomenti da aggiornare, di cui tenere informati i nostri amici edicolanti. Uno di questi è quello delle adesioni o comunque dei servizi postali, perché è un argomento importante, se ne è parlato nel corso dell'ultimo direttivo nazionale che si è svolto a Roma. Allora, buongiorno Amilcare. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, Amilcare, tu sei stato, diciamo così, il personaggio all'interno del Sinagi che più ha affrontato questo tema, guardandolo proprio un po' nei particolari, hai sentito, o meglio, il direttivo nazionale è stato l'occasione per parlare con i vari segretari, fare il punto, quindi capire un po' dalle tue parole che quadro ne esce fuori, se non proprio con i numeri specifici, vediamo quelli che avrai a disposizione, però capire un po' a questo punto se possiamo considerare conclusa questa prima fase introduttiva e che cosa ci aspetta già dalle prossime settimane. A te la parola. Sì, dunque, quello che diciamo, si è ragionato all'interno del direttivo è principalmente far capire ai componenti del direttivo e alle strutture provinciali che questa iniziativa diciamo così, delle poste, chiamiamola in questa maniera, è anche un obiettivo al di là dell'aspetto commerciale in sé. Ha un aspetto strategico per la nostra organizzazione sindacale, cioè quella della costituzione della rete delle edicole che potrà consentire in futuro di arrivare ad avere l'opportunità di erogare ulteriori servizi e quindi, diciamo così, con minimi investimenti fare in modo che per utilizzare quei servizi la gente torni a frequentare le edicole, non tanto per comprare i giornali, ma appunto per usufruire questi tipi di servizi. È ovvio che cerchiamo anche un ritorno economico e non un servizio a utile zero, ci mancherebbe altro. Però ecco, è stato posto molto l'accento su questo aspetto. E da qui ne discende che i segretari provinciali non si devono, come dire, accontentare di convocare un'assemblea, chi viene viene, di chi viene raccogliere l'adesione e hanno finito il compitino. No, c'è da, come si dice, mettersi ventre a terra e andare anche a cercare i colleghi che non sono venuti in assemblea, contattarli, insomma, fare un po' di pressione perché, ripeto, ha una forte connotazione strategica per l'obiettivo che abbiamo, tant'è che su questi progetti non mettiamo neanche, diciamo così, in risalto, cioè lo mettiamo in risalto il fatto che per aderire a questi progetti non viene richiesta l'iscrizione al sindacato, ma puntiamo proprio ad avere una massiccia adesione della rete di vendita a questo progetto che, ripeto, potrà aprire le porte ad altri progetti. Sì, appunto, quindi un obiettivo politico, mi sembra di capire. Certo, nell'obiettivo politico, poi diciamo che nel caso di QR Poste abbiamo trovato un'azienda, una neoazienda in questo settore. Prego? Sì, Pronto? pronto? Sì, questa azienda che crede totalmente nella nostra rete di vendite, quindi assieme abbiamo costruito, diciamo così, tutte le norme contrattuali che hanno portato al fatto che per l'edicolante aderire a questa iniziativa sostanzialmente non costa niente perché alla fine della fiera basta avere uno smartphone e una piccola stampante e si è pronti per aderire al progetto. Quindi, come dire, non costa niente e tentare questa avventura e quindi dare l'adesione
e vedere successivamente che cosa se ne ricava, eccoci. Ma ripeto, la cosa importante appunto è quella di mettersi in rete e con questa società che crede fortemente in noi per ora, perché se riusciamo a dargli i numeri che servono per partire bene, e quindi si baserà anche lei sulla rete di vendita delle edicole, ma è chiaro che questo soggetto, arrivati a un certo punto, se non gli diamo un numero di edicole sufficiente a coprire il territorio nazionale, dovrà rivolgersi ad altre attività commerciali, ovviamente, no? Per poter proseguire nel progetto, perché sicuramente il progetto non si ferma. E certo. Allora piantiamola di dire, di continuare a dire che però i tabacchini fanno questo, fanno quest'altro. Ultimamente un accordo con la banca, accidenti, forse Banca Intesa, adesso però non vorrei dire una stupidata. Sì, credo anch'io. Che hanno aperto altri tipi di servizi per il cittadino. Questi prendono, fanno gli accordi e partono, invece noi stiamo sempre al palo. Allora adesso veramente è venuto il momento di stringerci tutti intorno e di fare in modo che anche noi possiamo essere pronti a erogare questi servizi, che oltretutto questa società è già pronto anche con tutta un'altra serie di servizi, però finché non si parte con la prima, le altre rimarranno tutte al palo. Allora, dicevo, appunto, il direttivo nazionale è stata l'occasione per parlare con i segretari. Che cosa ne hai ricavato? Cioè, questo atteggiamento eccessivamente tiepido da parte dei giornalai, degli edicolanti, da che cosa dipende? O meglio, secondo te, dal quadro che ne hanno riportato i segretari, da che cosa potrebbe dipendere e come si può superare questa fase e quanto manca appunto per raggiungere quelle adesioni minime che vorrebbe appunto Querre Poste? Sì, beh, noi abbiamo avuto un momento un po' così d'impasse, perché all'inizio sai che c'è stato anche il coinvolgimento di Snag su questi progetti, e quindi siccome noi ci avevamo lavorato sopra per un anno, ovviamente abbiamo aspettato un po' e a far capire anche a loro tutto il meccanismo, e quindi diciamo che l'azione di reclutamento si è un attimino interrotta, tant'è che avevamo fatto delle riunioni per i nostri provinciali del nord e del centro e non l'avevamo fatta per il sud. Adesso arriviamo anche al sud e quindi completiamo questa operazione. Quindi questa società in un certo senso ci aspetta ancora, non ci ha dato ancora un termine di scadenza, però ovviamente non può prorogarla più intanto di là. Quindi il messaggio che è venuto fuori nel direttivo è che i provinciali devono, ripeto, mettersi in pancia a terra e andarle a cercare quasi uno per uno i rivenditori e a spiegargli la cosa. Certo, non è una cosa semplice e facile, non tanto il raggiungere il singolo edicolante, ma come dire, fammela dire così, dare una scossone all'edicolante, perché è piuttosto apatico, è sfiduciato, è giustamente, voglio dire, rispetto anche alla situazione economica, poi ci sono i rapporti con i distributori locali tesi e così via, risulta anche difficile come dire, non dico convincerlo, ma fargli capire dell'importanza di questa iniziativa, che oltre che per noi ha un'importanza dal punto di vista strategico sindacale, è anche è importante per far ritornare la gente in edicola e quindi avere un utile anche da questo movimento. Tieni presente che ti do due numeri, cioè nel 2015 solo Poste Italiane, quindi senza guardare gli altri operatori di poste, nel mercato della corrispondenza ha avuto un fatturato di 4 mila milioni di euro.
Quindi di spazio economico ce n'è, cioè se tu pensi di portargli via anche solo il 10%, arriviamo a 400 milioni di euro che potrebbero essere poi rispalmati sulle edicole che fanno questo servizio. E questo per la corrispondenza. Se poi parliamo dei pacchi e quindi dell'incremento che ha l'e-commerce nell'economia italiana, nel 2016 rispetto al 2015 l'e-commerce ha avuto un incremento di 17 punti percentuali e tutti i dati economici lo danno ancora in ulteriore espansione e quindi qui la consegna del pacco a domicilio, che è il vero nodo dell'e-commerce, è risolta da una rete capillarmente diffusa sul territorio, capisci che ha poi alla fine il suo bel ritorno economico anche da questo punto di vista. Quindi non è solo strategia politica, ma c'è anche possibilità di utili interessanti. Sono tutti in... Vai, scusa. No, finivo dicendo, andare a spiegare e a dire queste cose al singolo giornalaio è complicato, ripeto, anche perché c'è un giornalaio che giustamente è piuttosto depresso, eccoci, in questa fase, quindi fargli cambiare una visione del mondo risulta difficile. Noi abbiamo dato tutti gli strumenti per farlo un po' più semplice, perché ripeto, praticamente non c'è nessun investimento da fare, ripeto, basta avere uno smartphone e con questo si fa tutto, quindi non gli si impegna anche dal punto di vista economico, gli si impegna solo dal punto di vista di dire sì, io ci sono in questo progetto e quando parte ci sono anch'io, se poi non mi piace me ne vado, tanto... come dire, recedere dall'adesione non costa nulla, non ci sono penali, non ci sono niente, quindi è solo una come posso dire, ripeto, uno scrollone per capire se c'è possibilità di trovare margini di utile che possano farci recuperare quello che perdiamo con i giornali. Certo, allora a questo scrollone vorremmo partecipare anche noi come redazione di Radio Rete Edicole, per cui ricaveremo da questo intervento di Amilcare un podcast che poi cercheremo di mandare in giro attraverso le reti, in giro parlo del web naturalmente, attraverso le reti degli edicolanti che già sono presenti in tante forme, sia come siti che come pagine Facebook, e quindi fare in modo che le tue parole vengano ascoltate anche da altri che ancora nicchiano un po', non sono così convinti. E quindi io ti chiederei molto velocemente di parlare del meccanismo interno, cioè quando parliamo di approccio attraverso lo smartphone, che cosa intendi? Ma intendo che su uno smartphone che deve avere il sistema operativo iOS o Android, non va bene il sistema operativo Windows, praticamente si scarica gratuitamente un'app e questa app consente di fare tutte le procedure inerenti alla spedizione, consegna, presa in carico di posta, di pacchi e corrispondenza. E la procedura è assolutamente guidata, cioè quindi è difficile, impossibile anzi sbagliare, perché se sbagli la procedura non va avanti, e dal punto di vista proprio come posso dirti, operativo, del tempo che ci si impiega a fare tutta l'operazione, vuoi della presa in carico e vuoi della consegna della corrispondenza del pacco, non richiede più di, adesso io dico un minuto, ma se tutti pensiamo quanto tempo ci mette lo smartphone a fare la fotografia del QR code, parliamo di millesimi di secondo, no? Certo. E quindi questo è sostanzialmente il tempo che è richiesto per questa procedura. Una procedura che è assolutamente, cioè un sistema che è assolutamente moderno, perché il francobollo viene sostituito da questo QR code che a differenza del codice a barre
rende assolutamente tracciabile tutta la corrispondenza e quindi non si perdono i pacchi, non si perde nulla perché viene tutto assolutamente tracciato con questo QR code. La